Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad All'ora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buonasera, buongiorno, dipende dal fuso orario in cui vi trovate. Oggi parleremo di mondiali di calcio, ma non di questi mondiali di calcio. Parleremo di mondiali di calcio di un secolo fa, mondiali senza gloria. Vero, Giovanni Mari? Dei mondiali molto discussi, quelli del 1934 e del 1938, e che fanno discutere anche molto su di me, perché, come tu ricorderai, io avevo scritto un libro, secondo me, abbastanza pungente sul G8, insomma, non avevo ricevuto grosse critiche. Oggi che tocco il calcio, il pallone, il sacro pallone, beh, inizio ad avere delle forti critiche. Molti mi dicono: giù le mani dal pallone, in nome di niente puoi attaccare che hai dato lustro alla nostra nazionale. Questo nome di niente. Il nome di niente, il nome a cui io mi riferisco per ragionare su questi mondiali è il fascismo. Invece io penso che non dovremmo mai smettere di parlare di antifascismo. A proposito di questo, ma lo sport per le dittature è fondamentale. Beh, è vitale, è vitale. E Mussolini ha il merito di accorgersene per primo, perché lui, beh, già negli anni 20, appena insediato al potere, decide di fare dell'attività fisica, della ginnastica e quindi dell'indottrinamento dei ragazzini un cardine della sua dittatura. Nel senso, lui ottiene il consenso opprimendo e perseguitando l'opposizione. Quando ha il potere, deve puntellare il consenso e capisce che deve cominciare dalle anime più fresche, più candide, più facili da penetrare, ossia quelle dei ragazzi, e con l'opera Balilla, la colossale irruzione nella società civile italiana, lui obbliga i ragazzi a iscriversi e se non si iscrivevano non potevano fare nulla e quindi soprattutto le famiglie meno fortunate, meno con strumenti per educare i bambini, iscrivevano in massa i loro figli e poi, visto che se non eri iscritto a Balilla non potevi fare sport, non potevi assistere a manifestazioni sportive, capisci bene come mai nel 38 c'erano 5 milioni e mezzo di Balilla e te credo, se no eri escluso. Era escluso, certo. Mio padre, che eppure e poi nel dopoguerra è diventato socialista e antifascista convinto, presiedeva un comitato antifascista, mi parlava di questi mondiali di calcio come mondiali mitici in qualche maniera, nonostante il suo antifascismo, no? Sì, non ti preoccupare, che tipo di calcio era quello del 34 e del 38? E lui aveva ragione perché riteneva che fosse veramente un calcio mitico perché sentiva e leggeva racconti che lo descrivevano come un calcio mitico. Lo sentiva per radio, lo leggeva sui giornali, ma quella radio e quei giornali erano completamente sudditi di un governo che li aveva trasformati nel loro pianoforte. Ad esempio, no? Meazza, ma io anche ho il mito di Meazza. Cioè, Beppin Meazza era un calciatore formidabile che a 16 anni era già titolare in Serie A. E che con dei gol e con delle, diciamo, giocate meravigliose aveva dominato i campionati e illuminato la nazionale. Ma ci sono tante cose però che non sappiamo. I nostri padri, i nostri nonni sono stati ipnotizzati da una colossale propaganda che era proprio costruita sul calcio. Loro non potevano che pensare che quella era una nazionale fortissima e basta. Ma vedi, era davvero una nazionale molto forte. Era una nazionale fortissima e forse meritava di vincere quei mondiali, come noi meritavamo forse di vincerli anche nel 94, nel 2002, quando invece un rigore sbagliato o un arbitro ce l'hanno negato. Ebbene, dobbiamo dire molto apertamente che quel mondiale del 34 che Mussolini si comprò per poterlo organizzare in Italia fu vinto dagli azzurri sostanzialmente grazie agli aiuti arbitrali, o meglio. L'Italia era fortissima, ma se gli arbitri non le consentivano di battere la Spagna prima due volte e l'Austria dopo, che non sarebbe arrivata in finale e non avrebbe vinto. Mentre i torti che subirono spagnoli e austriaci furono torti così colossali, da manuale dell'antisport, che i giornali francesi, spagnoli, austriaci e persino quelli tedeschi filonazisti parlarono di
degli arbitri che arbitrarono quelle partite, come noi parlammo di Moreno nel 2002. Uno scandalo, un furto in piena sostanza proprio. Io nel mio libro faccio una specie di moviola 80 anni dopo, no? E vedi proprio fatto per fatto come gli azzurri rubarono quelle partite. Questo non toglie il mito di Meazza, al quale peraltro poi disse: ma sì, certo, noi stavamo zitti perché avevamo paura, perché non sapevamo cosa fare, perché eravamo nati sotto il fascismo e vissuti sotto il fascismo. Però te lo raccontano, vivevano in una cappa ed era quella stessa cappa che aveva raccontato all'Italia una sola realtà. Senti, hai parlato di Meazza, un altro mito fu Piola. Anche lui pensa, io penso forse ancora più forte, no? Però sboccia in un mondiale, quello del 38, in cui l'Italia ancora sembra la più forte, ma tant'è, così come nel 34, mancano in campo l'Inghilterra e l'Uruguay, che erano due formazioni strepitose, l'Inghilterra inventore del calcio, l'Uruguay campione nel 30, fucina del vento sudamericano. Argentina e Brasile avevano formazioni rimaneggiate perché avevano paura che gli italiani gli rubassero i giocatori col fenomeno degli oriundi, di cui poi se vuoi parliamo. E nel 1938 l'Italia rivince il mondiale ancora grazie agli aiuti arbitrali contro la Norvegia e contro lo stesso Brasile. E Piola viene travolto da quella che secondo me è la macchia più grossa che il regime impone alla nazione. L'Italia non la maglia azzurra, ma con una orrenda camicia nera. Pensate, l'Italia in maglia nera anziché maglia azzurra. Già quella maglia era dominata da un fascio littorio. Fin dal 28 c'era il fascio littorio sulle maglie degli italiani e senza che nessuno dicesse niente. Già con la nazionale ogni partito doveva salutare il pubblico col saluto romano e non con un normale saluto, diciamo, buono per tutti gli italiani. E Piola, povero, nel 38 a Marsiglia deve assistere a quella che è forse la pagina più dolorosa dell'Italia. Nel quarto di finale, Francia-Italia, a Marsiglia, lo stadio è pieno anche di esuli italiani che erano scappati dall'Italia perché perseguitati, oppressi, perché avevano ucciso i loro padri, i loro mariti, i loro figli, i loro fratelli, ed erano scappati in Francia ed erano andati a vedere la loro nazionale, nazionale azzurra, la nazionale dei Piola. E si vedono questa squadra in maglia nera col fascio vittorio sul petto, col saluto romano, e cosa fanno? Fanno quello che forse Luca avrei fatto anch'io: fischiano. Fischiano quei ragazzi, gli dicono: tirate giù quel braccio con il saluto osceno dei fascisti che ci hanno cacciato, tirate giù quel braccio. E loro non lo tirano giù, non lo tirano giù. Anzi, Vittorio Pozzo, un maestro di calcio che i nostri padri, i nostri nonni e molti di noi considerano come un esempio di calcio e di vita, e io credo che sia stato davvero un maestro di calcio che riuscì nel suo strano 2-3-2-3 a confondere il metodo mitteleuropeo con il metodo italiano, innestando lui, uomo mite, uomo di disciplina, che però mai disse nulla sul fascismo, mai ebbe da dire qualcosa sul regime. Mentre gli antifascisti italiani a Marsiglia fischiano la nazionale che si esibisce nel saluto romano, fa un passo indietro, si mette sull'attenti e ordina agli italiani, Piola compreso, di ripetere il saluto romano. Quindi nella difesa a riccio del regime, nella difesa a riccio del sistema in cui era immerso e da cui non ha mai preso le distanze se non dopo la guerra. In questo senso penso che i calciatori per primi furono vittima di quel sistema. Vittima ed erano loro malgrado, forse a loro insaputa, strumento di quell'irruzione che Mussolini doveva organizzare per coprire che cosa? Non solo l'oppressione sanguinaria, ma anche il fallimento delle finanze italiane. Negli anni 30 Mussolini era disperato. Aveva raccontato agli italiani di aver bruciato il debito pubblico, ma era una bugia. O meglio, davvero il capitolo di bilancio del debito era stato azzerato, ma era stato azzerato a un prezzo mostruoso, ossia aveva ceduto alle multinazionali straniere, lui aveva ceduto alle multinazionali straniere il debito di guerra che la Germania aveva contratto per la sconfitta nella prima guerra mondiale e che avrebbe alimentato le casse italiane fino agli anni 60, pensate. E non solo, aveva svalutato la lira punendo i redditi bassi, aveva svenduto le riserve auree e con una specie di flat tax aveva ancora punito i redditi bassi per favorire i redditi più alti.
Per coprire questo dissesto finanziario, volle prima organizzare i mondiali e poi costruire attorno all'epopea degli azzurri un riscatto, un messaggio in cui si diceva: se l'Italia vince il campionato del mondo, grazie a me, Mussolini, può fare qualsiasi cosa. In questo senso, i nostri miti Meazza e Piola furono inconsapevoli complici di questo esercizio. Qualcuno poi lo confessò, altri no. Senti, hai parlato di oriundi? Parliamone. Gli oriundi, in barba al concetto di italianità sacro del regime, l'Italia del calcio, a partire dai piccoli club, sfruttò un trucchetto. Ossia, se c'erano dei calciatori in Argentina, in Brasile, calciatori anche che avevano giocato con la nazionale, anzi che avevano giocato nel 1930 la finalissima dell'Argentina contro l'Uruguay persa. E disse: beh, se voi avevate un nonno sulla Sila o nel Polesine, di fatto siete italiani. E tramarono al punto che la FIFA accettò l'italianizzazione di questi campioni. E l'Italia ne scovò tanti, una trentina in 10 anni, di qualità eccelsa, e 5-6 entrarono subito nel giro della nazionale e furono nella formazione che nel 1934 vinse il Mondiale. C'è un problema, però. Queste regole della FIFA prevedevano che, per poter giocare, per poter essere considerato un oriundo, un calciatore argentino, brasiliano, doveva aver risieduto per almeno 3 anni in Italia. Beh, almeno due, forse tre, degli oriundi che avevano giocato con l'Italia nel 1934, che erano stati campioni del mondo, non erano stati residenti in Italia negli ultimi 3 anni. Quindi, diciamo, applicando la regola, non avrebbero potuto giocare, e applicando la regola, se avessero giocato, l'Italia doveva perdere la partita a tavolino e quindi fermarsi subito. Quindi, insomma, Mussolini prima si compra il mondiale, garantendosi l'organizzazione, poi fa schierare gli oriundi in barba alle regole, poi, per paura di non qualificarsi, di fatto unge gli ingranaggi della federazione greca e nelle eliminatorie passa, dopodiché in quel mondiale passa solo grazie agli aiuti arbitrali. A me sembra doveroso saperla questa cosa. Due delle quattro stelline che sono sulla maglia azzurra hanno un'ombra sulla loro storia. E io mi chiedo: questi mondiali possiamo festeggiarli? Possiamo ancora gioire oggi di questi mondiali come gioimmo dei mondiali di Cannavaro e di Zoff? Oppure sono solo mondiali senza gloria e per noi irrecuperabili? E io provo, modestamente o immodestamente, fai tu, a dare una risposta, e dico: possiamo pensare di gioirli perché il torto e il favore arbitrale fa parte del pallone, e qualcuno dice che alla lunga, diciamo, le cose si pareggiano, no? Il torto subito nel 34 è pareggiato, se non altro, nel torto subito nel 2002. Va bene. Ma possiamo gioire se, solo se, cominciamo con noi stessi un processo nelle nostre coscienze per ricordarci quanto l'Italia è stata fascista, quanto noi italiani siamo stati fascisti, e smetterla con quell'opera di rimozione del fascismo che abbiamo tutti fatto, e fare un esame di coscienza anche con i nostri padri e i nostri nonni, anche con le loro memorie, per carità, perché ormai noi siamo anzianotti e quindi cominciamo a perdere i nostri nonni, i nostri padri. E però ricordiamoci di con quanta tenerezza a volte ci hanno parlato di quell'epoca. Anche genitori e nonni partigiani, anche i genitori e nonni oppressi, talvolta raccordano con, non dico assoluzione, ma ti dicono che tutto sommato qualcosa andava avanti, che tutto sommato se non ci fosse stata la guerra, che tutto sommato se non c'era il prete, il farmacista, il bancario, l'industriale, il vicino di casa, che erano fascisti veri, loro sì, non noi, l'Italia poteva farcela. No, tutti noi siamo stati vittime di un sistema che ha portato il sangue prima in Italia, poi in Africa, poi in Europa, che ha portato alle leggi razziali, che ha portato all'azzeramento delle opposizioni, del dissenso, che ha intruppato e mandato alla morte un intero popolo, in Russia, pensate, e noi non abbiamo mai fatto un esame di coscienza. Nella manualistica sul calcio, l'ombra del fascismo sulla nazionale è semplicemente estinta. Nessuno ne parla mai. Nell'82, quando l'Italia vince il mondiale, si dice Bearzot come pozzo. Beh, Bearzot non era come pozzo. No, 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 non lo non lo è. erano, me lo
E allora, secondo me, quando noi cominceremo questo processo, come hanno fatto i tedeschi, anche se un po' più tardi, come hanno fatto i francesi, anche se tardissimo, ma noi non abbiamo affatto cominciato. Se cominciassimo a pensare del nostro essere stati fascisti, al nostro aver aperto le nostre piazze, le nostre fabbriche, i nostri uffici al duce in visita, alzando il mento e ostentando il saluto romano, allora forse potremo cominciare a pensare di godere di quelle vittorie. Senti, ti faccio un'ultima domanda. Nel 2022, dovunque, lo sport corre ancora il rischio di essere una cinghia di trasmissione con le dittature? Purtroppo sì, perché così vuole la FIFA. I dirigenti della FIFA sono stati sorpresi a dire alcune cose che sono scandalose. Nel 2013 ammettono apertamente che con uno Stato autoritario si può organizzare un mondiale migliore. Nel 2034 sono contenti del successo dell'organizzazione dei mondiali italiani a Roma. Nel 78 Avelange giudica quello dell'Argentina il miglior mondiale di sempre ed era celebrato mentre migliaia e migliaia di madri cercavano i loro figli desaparecidos. E la FIFA dichiara che quelli della Russia nel 18 sono stati i mondiali migliori di sempre, mentre già nel 18 sapevamo tutti cosa accadeva in Russia. E la FIFA assegna in quella trasformazione del calcio in mero prodotto ipercommerciale, assegna i mondiali alla Russia e al Qatar nello stesso giorno. Che non alza un ciglio quando tutti sanno oggi che i mondiali in Qatar avvengono grazie a due fattori: alla morte di 6.500 operai senza nessuna garanzia sindacale, sfruttati e senza nessuna protezione, e grazie a un'opera di consumo devastante di inquinanti per costruire nel deserto 8 stadi praticamente con l'aria condizionata. Infantino, che oggi ha detto di difendere i diritti civili, ha detto apertamente che lui assegnerebbe i mondiali anche alla Corea del Nord, lo stato canaglia per eccellenza. Quindi sì, lo sport continuerà a essere una cinghia di trasmissione e lo farà soprattutto perché è la FIFA che ha solo un interesse monetario e di potere anziché educativo e valoriale, come invece lo sport e il calcio dovrebbe Bene, grazie Giovanni Mari, grazie, sei stato fantastico. Fai vedere il tuo libro. essere. Il mio libro, eccolo qua, e Sì. grazie a te che ogni Mondiali volta sei senza così gloria. Bene, gentile. bene. Mondiali senza gloria di Giovanni Mari. E alla prossima occasione. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.